attraverso un utilizzo scellerato, politicamente scorretto e immorale, a tratti criminale, della spesa pubblica, la gente si arrabbia veramente, perché noi abbiamo avuto un'occasione in questi 15 anni veramente di avere sviluppo economico e di ridurre le disuguaglianze. E io credo che se noi creiamo le condizioni affinché il lavoro sia un diritto, facciamo partire le politiche industriali, liberiamo questa città, noi abbiamo anche contribuito fortemente a sconfiggere un altro cancro del Mezzogiorno di Napoli, di cui pochi parlano, ma che è attualissimo anche in questa campagna elettorale, i rapporti tra camorra e politica. Ecco perché tutti gli imprenditori onesti, io faccio un appello qui dalla sede della sinistra, tutti gli imprenditori onesti, tutti i commercianti, gli artigiani, hanno tutto l'interesse a votare noi. Perché noi vogliamo sostenere un progetto che al tempo stesso socialista, che riduce le disuguaglianze, ma che è anche liberale. Noi se liberiamo questa città, creiamo anche le condizioni affinché gli imprenditori possano partecipare a delle gare in un sistema di concorrenza, e non che vince il prenditore che è amico dell'oligopolio affaristico politico. Ecco perché questa città, secondo me, ha bisogno anche di libertà d'impresa, ha bisogno di libertà nella cultura, ha bisogno che si creino le condizioni perché il lavoro sia un diritto, in modo da togliere linfa anche alla criminalità organizzata e passare dalla città del brutto, del degrado e del disagio a una città bella, che non deve fare operazioni di comunicazione, di marketing, come accade a alcune città del nostro paese, che per mostrarle belle deve investire e che deve dire che conviene andare là perché ci sta una bella impresa, perché ci stanno dei buoni alberghi o perché si paga poco. Noi qua basta che mostriamo il vero volto di questa città, che è quella di una città solidale, una città dell'inclusione, una città di pace, una città che saprà cogliere anche l'occasione di quello che accade nel Nord Africa, può diventare nuovamente capitale del Mediterraneo, una città che saprà anche mostrare un mezzogiorno diverso e quindi modificare gli equilibri politici nazionali che ormai da troppo tempo sono spostati da Roma in su e da Napoli, e con la vittoria che noi raggiungeremo a Napoli comincerà, a mio avviso, anche la riscossa del Mezzogiorno. Grazie.